I giocatori del basket hanno finalmente una patrona. È la Madonna del Ponte di Porretta Terme, piccolo comune a confine tra l'Emilia-Romagna e la Toscana. Un santuario meta già da più di mezzo secolo di pellegrinaggi di intere squadre di pallacanestro, singoli giocatori, giovani atleti in erba e non pochi campioni di fama internazionale. Da noi lo sport del basket è arrivato poco dopo la guerra, con il ritorno dei nostri soldati imprigionati, qualcuno negli Stati Uniti, che sono tornati con la palla a spicchi. E qui immediatamente è scoppiata la basket mania. Nel 1956 una delegazione, un gruppo di allenatori, di giocatori sportivi del basket, anche alcuni religiosi e alcuni sacerdoti, cercavano un luogo dove poter affidare questo sport. Le magliette delle squadre di basket italiane e internazionali decorano i muri della cappella del santuario. Migliaia di firme, alcune ormai cancellate dal tempo, di miti della pallacanestro che hanno voluto donare la propria divisa alla patrona. Il primo che ci ha donato la sua maglia, che è Marco Bellinelli, che noi sentiamo tutti vicino, il capitano della Virtus. Che dovevamo dimostrare è che la devozione alla Madonna del Ponte non era solo un fatto locale. Ha raccolto migliaia e migliaia di firme, come si possono vedere, e questo è stato un elemento essenziale.